Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. È arrivato il giorno che praticamente tutti noi viviamo alla fine dell'anno, ovvero quello dei buoni propositi. Ci facciamo una lista di buoni propositi che cercheremo di mantenere il prossimo anno, ovviamente, perché insomma tutti gli anni ci rendiamo conto che vorremmo migliorare qualcosa della nostra vita e magari insomma nell'anno che è appena trascorso non ci siamo riusciti. Anche io, come voi, mi faccio tutti gli anni i miei buoni propositi, però avendo il canale dove li registro e quindi c'è prova, c'è traccia di quello che mi hanno proposto di fare, alla fine dell'anno posso non soltanto fare dei buoni propositi per l'anno successivo, ma anche guardare a quelli che avevo fatto l'anno scorso e capire se effettivamente ci sono riuscita oppure no. Il primo buon proposito che mi ero data lo scorso anno era rileggere tutto Harry Potter e sono felicissima di dire che ce l'ho fatta. Durante il 2018 ho riletto tutti i libri di Harry Potter, sono stata felice di averlo rifatto, è stata un'emozione indescrivibile rientrare nella storia, ma soprattutto rispolverare tutti quei particolari che ormai avevo dimenticato, è abbastanza normale col passare degli anni. Era la mia prima rilettura, quindi sono soddisfatta di me. Il secondo buon proposito che avevo era leggere di più in inglese. Purtroppo questo non l'ho rispettato in nessuna maniera, nel senso che quest'anno non ho letto neppure un libro in inglese. Terzo buon proposito che mi ero fatta era di non finire i libri brutti, nel senso mi ero preposta di non portare a termine con insomma contro voglia libri che non mi piacevano, e questo l'ho fatto, lo faccio sempre, ormai sono un paio d'anni che faccio così. Semplicemente un libro non mi piace, lo abbandono, è inutile perdere tempo in qualcosa che non mi fa star bene, perché come dico sempre a me la lettura piace, è una cosa piacevole, quindi se non è piacevole tanto vale non farla, e quindi anche quest'anno ho abbandonato insomma i libri che non mi stavano piacendo per fare spazio a letture che invece mi piacevano e mi coinvolgevano. Altro buon proposito che avevo fatto era quello di smaltire la mia TBR. Infatti all'inizio di quest'anno, del 2018, mi ero ritrovata con tanti titoli da leggere. Posso dire con orgoglio di essere riuscita nell'intento, nel senso che in libreria attualmente da leggere avrò 2-3 libri, forse anche meno. L'ultimo buon proposito che, per quanto riguarda i libri che mi ero fatta, era di leggere almeno 4 libri al mese. In questo caso ce l'ho fatta per metà, nel senso che per la prima metà dell'anno sono riuscita sempre a leggere 4 libri al mese, dopo però invece ho un po' rallentato. Sicuramente la lettura di It, che era un libro molto grande, ha occupato del tempo, e poi in generale una volta arrivata la primavera e l'estate ho letto un po' meno, ho avuto un po' meno tempo per leggere, quindi 4 titoli al mese non ce l'ho fatta. Questo non toglie che comunque l'essermi posta questo buon proposito mi abbia spronata a cercare di raggiungere questo obiettivo. In realtà non è obbligatorio leggere tanto, l'importante insomma che si legga con piacere, questo lo dico sempre, però avendo un canale su YouTube è ovvio che devo creare dei contenuti, quindi devo cercare comunque di leggere abbastanza per poter creare dei video apposta. Mi ero anche fatta alcuni buoni propositi per la mia vita quotidiana, per la mia vita di tutti i giorni, al di fuori ecco dei libri, e quindi ormai vi dico anche questi. Mi ero ripromessa di fare acquisti più consapevoli, assolutamente sì, ce l'ho fatta, credo di non aver praticamente preso più niente, quasi niente da... ma credo proprio niente da posti come può essere H&M, Zara, eccetera, quindi niente fast fashion. Ho cercato insomma di acquistare sempre abiti o oggetti che inquinassero il meno possibile, che fossero prodotti nella maniera più consapevole, in maniera più consapevole, in maniera più ecosolidale e così via. Quindi ovvio nessuno è perfetto, però insomma il mio impegno ce l'ho messo quest'anno. Poi avevo deciso di cercare di mangiare più sano. Questa è stata una cosa che non mi ha in realtà richiesto grande sforzo, perché fortunatamente insomma vivo in un posto dove i miei suoceri insomma hanno un'azienda agricola, producono tutto in maniera biologica, abbiamo tantissime verdure prodotte direttamente da noi, anche la carne che mangiamo deriva da piccoli allevamenti, no allevamenti nemmeno, insomma da privati ecco, che hanno
conigli o pollame e così via, so cosa mangiano, so come vengono tenuti, so come vivono, quindi sono felice di poter dire che fortunatamente dal punto di vista del cibo, il cibo spazzatura, ecco, non fa parte della mia quotidianità. Non intendo eliminare completamente dalla mia vita cose come può essere una Coca-Cola, ecco, so che la Coca-Cola ha tanti zuccheri o l'estate non è proprio la cosa più sana del mondo, però se ne bevo uno ogni tanto non mi sento in colpa, quindi sono felice, ecco, di quello che sono riuscita a fare quest'anno. Altro buon proposito che avevo era quello di fare sport, non è proprio uno sport quello che faccio, comunque è un'attività che mi fa muovere, ed è lo yoga. Voi lo sapete, io amo fare yoga, veramente lo adoro, è una cosa che ho cominciato proprio all'inizio del 2018, ho trovato una scuola che mi piace tantissimo, un insegnante molto bravo, e quindi ho mantenuto questo impegno. Ultimo buon proposito che avevo era quello di migliorare il canale, il mio canale YouTube, quindi cercare di inserire anche nuovi contenuti ed essere più regolare nelle pubblicazioni, eccetera. Non sono riuscita a farlo proprio per tutto l'anno, c'è stato un periodo dell'anno dove sono stata più assente, però tendenzialmente sono felice di aver riorganizzato il canale, di aver inserito contenuti come può essere appunto la sostenibilità, come possono essere i diari che tengo perché mi piace scrivere, come può essere una rubrica sulla scrittura e così via. Insomma, mi sento abbastanza libera di parlare delle cose che mi piacciono. Direi che tendenzialmente, a parte il buon proposito di leggere più in inglese, per il resto sono stata piuttosto brava. Adesso invece ovviamente passiamo ai buoni propositi per il prossimo anno. Per il prossimo anno però ho deciso di non riproporre buoni propositi che quest'anno sono andati a buon fine, nel senso che si cerca di migliorarci, di fare qualcosa in più, qualcosa che fino ad ora non avevo fatto. Quindi è ovvio che quelli che sono riuscita a mantenere quest'anno devo cercare di portarli avanti anche nel 2019, però adesso vediamo qualcosa di nuovo. Ci sono due titoli che mi piacerebbe molto leggere quest'anno e sono, uno ce l'ho qui con me ed è Piccole donne, e è tanto che me lo riprometto, almeno il primo libro lo voglio leggere, non dico tutti e quattro perché ovvio, non avendolo mai letto, devo capire se mi piace o no questo libro, però insomma sicuramente il primo, almeno il primo lo voglio leggere. Altro libro che vorrei leggere quest'anno è La città della gioia, che invece non ho con me, quindi lo dovrò comprare. È un libro che avevo iniziato tanti anni fa, ma forse ero troppo piccola e quindi ho preferito abbandonarlo, ma credo che sia arrivato il momento giusto per leggerlo. È un libro piuttosto pesante, un libro che parla della vita in India, della vita dei più poveri in India, insomma è un libro che è diventato quasi un classico, è conosciutissimo, però dalle tematiche forti, e spero insomma di riuscire a leggerlo il prossimo anno. Il terzo buon proposito che mi faccio quest'anno è quello di leggere di più in inglese, lo ripropongo perché appunto nel 2018 non ce l'ho fatta. Quarto buon proposito è quello di rifare almeno un altro GDL durante l'anno, perché quello che ho fatto nel 2018 è stato molto apprezzato, era il GDL su IT, abbiamo letto IT tutti insieme ed è stato molto molto bello, quindi vorrei riuscire almeno uno a rifarlo, speriamo due, quindi gruppi di lettura dove leggiamo tutti insieme lo stesso libro. Il quinto buon proposito che faccio quest'anno è un'altra volta quello di leggere almeno 4 libri al mese. Lo rifaccio perché anche questo l'ho mantenuto per metà, quindi credo che avere anche in questo caso una prova del mio buon proposito mi sproni ancora di più il prossimo anno a leggere almeno 4 libri al mese. Passiamo adesso invece ai buoni propositi per la mia vita quotidiana, ecco. Il primo buon proposito che mi faccio è quello di ricominciare chitarra, nel senso che io non ho preso pochissime lezioni di chitarra in realtà, però sapevo suonare qualche accordo, mi piaceva suonare e cantare. Vorrei ricominciare a farlo, veramente tantissimo tempo che ho abbandonato ormai la mia chitarra, quindi non ricordo quasi niente, vorrei rispolverare un po' le mie nozioni, quel poco che avevo imparato da autodidatta, e divertirmi di nuovo a cercare di suonare da sola le canzoni che mi piace cantare. Il secondo buon proposito che mi faccio è quello di riuscire a terminare il mio secondo libro. Terzo buon proposito, o meglio terzo augurio che mi faccio, è quello di riuscire insieme a Maritino a tornare a New York. New York è una città nella quale abbiamo lasciato il nostro cuore qualche anno fa quando ci siamo andati, abbiamo visitato New York e Washington, e il nostro sogno è riuscire a rifare un viaggio del genere. Altro buon proposito che mi faccio è quello di ridurre i rifiuti che faccio, nel senso cercare di
fare meno sprechi e acquistare cose che per l'appunto siano contenute in oggetti riciclabili, riutilizzabili e così via, quindi cercare di ridurre almeno i rifiuti dell'indifferenziato, ecco, della plastica. Ultimo buon proposito che mi faccio è quello di tenere dei diari, è una cosa che ho riscoperto proprio alla fine di questo anno e che spero di portare avanti anche nel 2019, quindi avere il diario dove appunto tutte le mie idee sul club del libro, diario di viaggio, avere il mio bullet journal dove posso insomma creare da sola la mia agenda e così via. È un'attività che ho scoperto e mi rilassa moltissimo, scrivere a mano è una cosa meravigliosa, decorare, colorare, anche se insomma la mia vena artistica non è così spiccata, però mi piace, mi rilassa, mi rende felice, quindi voglio cercare di farlo anche il prossimo anno. Bene ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere i vostri buoni propositi e niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!